Sugli esempi di TV e rete ci stiamo esprimendo sempre più per frasi semplici accostate una all'altra assertive. I TG spesso si riducono a una notizia d'agenzia o rubata dal web, un breve filmato di dilettanti da smartphone o preso dalla rete, sintetici commenti assertivi, affermazioni non dimostrate prese dai post di Twitter che brevi contengono le dichiarazioni di politici esperti. Stiamo passando dal periodo articolato e lungo, con pochissimi punti e molte frasi collegate da connettivi, alle frasi semplici accostate senza articolazioni. L'espressione si impoverisce e il nostro modo di pensare anche. Rileggiamo De Mauro e Don Milani. Semplificare la lingua significa impoverire anche le nostre possibilità di cittadini. Esiste un legame tra la quantità e la qualità delle parole che conosco e la possibilità di imparare ad imparare, competenza di cittadinanza chiave europea che tutti dobbiamo avere per progredire, come ci chiede anche la Costituzione. L'educazione linguistica, anche digitale, fa parte della formazione del cittadino e quindi della democrazia. Se noi diciamo è così, non c'è discussione possibile, nessuno spazio al dialogo. Se diciamo io penso che sia così o che potrebbe essere così, esprimiamo un'opinione, ma comunichiamo che siamo disponibili a un dialogo, ad una mediazione, le strade della democrazia. Allora, la scomparsa dell'uso di modi e tempi del verbo in conseguenza dell'influenza dei media e del web non è un problema dei professori di italiano, ma condiziona il nostro modo di ragionare e quindi la possibilità del dialogo. È un problema linguistico e di cittadinanza. L'indicativo è il modo dei semplici e dei prepotenti. Ormai, quando capita una disgrazia, non diamo una mano, ma filmiamo con lo smartphone, un po' perché ciò che non è filmato, fotografato, non esiste, un po' perché magari la possiamo rivendere o mettere in rete. L'epoca del web è l'epoca della disinibizione, dell'accesso diretto alla pubblicazione. Chiunque può dire la sua indipendentemente dalle sue competenze. Nessuno però è responsabile. La lingua attuale è condizionata dalla brevità imposta dai social e dal fatto che la lingua del web è breve, aggressiva, rozza, facilmente equivocabile. Afferma ma non spiega perché e non articola linguaggio e pensiero. L'articolazione del periodo serve ad aggiungere, a motivare, a spiegare. Allora abbiamo sempre meno parole usate dai giovani, in Inghilterra meno di 800, neologismi, smartphone, meta, social, parole straniere, computer, tablet, web, coding, parole che derivano da termini digitali, cliccare, bannare, postare, googlare, parole obsolete, ma cosa vuol dire ormai digitale? Il gergo dei social, Instagram e TikTok hanno un loro gergo che i giovani usano anche fuori. Emozioni ed emoticon. Bastano le emoticon a sostituire il linguaggio delle emozioni? Il tono della voce e il linguaggio non verbale, con i loro messaggi, il viso, gli occhi, il corpo, nel web mancano. Ne teniamo conto? Occorre però non sottovalutare, ma conoscere la lingua multimediale che i giovani stanno proponendo in rete e la possibilità ipertestuale a più livelli della lingua del web.